Padre Francesco, quante volte hai pronunciato, quante preghiere hai detto, quanto Padre nostro l'hai detto? Una parola, e Padre, sono rimasto sulla parola, Padre, Padre. Questa era tutta la preghiera di Francesco d'Assisi, una sola parola, Padre. L'importanza della parola di Dio, la preghiera ben fatta. Adesso che andate a casa, che andiamo a casa, prendiamo il Padre nostro, facciamo una lettura lenta, 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 lenta e fermiamoci sulle parole. Comprendiamo che cosa dobbiamo chiedere a Dio. Prima di tutto le tre cose, la lodia, il riconoscere Dio per quello che è, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo re. Non passiamo subito sotto, dammi questo, dammi quest'altro, mi manca questo, Signore mi raccomando. Facciamo le cose con ordine, con calma e crediamo la parola a Gesù. Io so, prima che tu chiedi, io già so di che cosa tu veramente hai bisogno. E quindi dobbiamo anche imparare a chiedere le cose necessarie per la salvezza dell'anima e del corpo. L'anima e corpo. Noi non siamo dei mendicanti, noi siamo dei figli. Il figlio non fa l'elemosina, non chiede l'elemosina. Il figlio chiede di quello che ha bisogno, alla mamma, al papà. Dobbiamo chiedere delle cose che abbiamo bisogno, necessarie al nostro bene. In questa giornata vi auguro un buon esame di coscienza e un'attenzione forte alla parola di Dio e alla preghiera al Padre nostro. Sia lodato Gesù Cristo.